«Correte, aiuto, mi hanno accoltellata!» Con queste disperate parole, Sharon Verzeni, estetista di Terno d'Isola, Bergamo, e prossima al matrimonio, ha contattato il 112 a 00:30 chiedendo soccorso dopo essere stata aggredita in modo misterioso. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, Sharon non è sopravvissuta. Dopo aver pronunciato quelle poche parole, è crollata a terra in mezzo alla strada, circondata da un lago di sangue, e lì è stata trovata dai soccorritori. Trasportata d'urgenza in ospedale, i medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma senza successo. Alle 4:30 i carabinieri del reparto operativo di Bergamo si sono recati a casa della vittima a Terno d'Isola, dove hanno trovato il marito, Sergio Ruocco, elettricista, che dormiva nel letto. L'uomo non si era accorto dell'assenza di Sharon, che abitualmente faceva jogging nelle ore notturne su consiglio del medico, a causa del caldo estivo. I carabinieri hanno immediatamente escluso Sergio dai sospetti. Le telecamere di sorveglianza non hanno registrato la sua uscita di casa e le celle telefoniche confermano che il suo cellulare era agganciato alla rete domestica. I familiari di Sharon Verzeni non nutrono dubbi sulla sua innocenza. «Sergio è come un figlio per noi. Chi ha aggredito nostra figlia deve essere cercato altrove». Anche il datore di lavoro di Sergio, Claudio Fiorendi, esprime la sua convinzione che l'elettricista non c'entri nulla con questa tragedia. Fiorendi ha dichiarato: «Lavorava con noi da 20 anni, era un dipendente modello. Il giorno dell'omicidio doveva arrivare presto per un importante appuntamento con un ingegnere. Quando abbiamo notato il suo ritardo, abbiamo temuto che fosse successo qualcosa di grave, dato che si spostava in motorino ed era inusuale per lui non essere puntuale. Non era mai successo prima». Fiorendi ha aggiunto di non aver mai conosciuto personalmente Sharon, ma ha confermato che Sergio era tranquillo e sereno come sempre. Dall'autopsia effettuata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è emerso che Sharon Verzeni è stata assassinata con 4 coltellate inflitte con un'arma bianca, che al momento non è stata ritrovata. Il primo colpo, inferto al torace, non è stato letale. Sono stati gli altri 3 fendenti, sferrati con violenza alle spalle, a causare la morte. Il medico legale non ha riscontrato ferite da difesa né tracce di materiale biologico sotto le unghie, ma solo alcune ecchimosi sulle braccia. I RIS di Parma stanno esaminando i vestiti indossati dalla vittima, un paio di leggings e una maglietta, alla ricerca di tracce biologiche lasciate involontariamente dall'assassino. Un altro reperto cruciale sotto esame è il cellulare con cui Sharon ha lanciato l'allerta. L'assassino lo ha lasciato sul posto senza toccare altri oggetti come le cuffiette o le chiavi di casa, escludendo così il movente della rapina. Chi potrebbe aver aggredito e ucciso Sharon Verzeni? Era una giovane con una vita apparentemente immacolata e finora non sono emersi scheletri nell'armadio. I carabinieri hanno interrogato innanzitutto il marito, i familiari, gli amici e i conoscenti. L'analisi del cellulare ha rivelato che quella notte Sharon ha percorso solo 650 metri in quasi un'ora, un tragitto troppo breve per escludere incontri o soste in corso d'opera. Le telecamere di sorveglianza della zona, acquisite dagli inquirenti, potrebbero fornire ulteriori indizi. Sharon, diplomata estetista, lavorava da poco tempo presso il bar pasticceria Vanilla di Brembate e viveva da circa 3 anni a Terno d'Isola con Sergio Ruocco. La coppia aveva recentemente acquistato una casa in un nuovo quartiere di abitazioni ecocompatibili e stava per coronare il sogno del matrimonio in chiesa, avendo già frequentato il corso prematrimoniale. Inoltre, erano in procinto di partire per una vacanza. La loro vita, fino a quel momento, era stata serena e tranquilla. Secondo le amiche della vittima, Sharon era particolarmente felice in vista del matrimonio e aveva recentemente iniziato a fare jogging come parte della sua routine. Il padre di Sharon, Bruno Verzeni, ha spiegato: «Il dietologo le aveva consigliato di fare jogging. Usciva tardi a causa del caldo estivo, ma sempre accompagnata da Sergio. Quella sera, però, il marito era troppo stanco e si era coricato alle 21:30. Sharon è uscita per la sua abituale corsetta alle 23:45. Circa 45 minuti dopo, il silenzio di una calda notte estiva è stato interrotto dalle sirene delle ambulanze e delle gazzelle dei carabinieri. Sharon aveva dato l'allerta e i soccorritori erano arrivati sul posto. Chi l'ha accoltellata?
Fra i sospetti c'è un pregiudicato quarantenne senza fissa dimora, noto per i suoi comportamenti molesti e violenti, che ha già disturbato alcuni residenti. Alcuni sostengono di averlo visto agitato nei pressi del luogo del delitto il giorno dopo l'omicidio. Potrebbe essere coinvolto nella morte della giovane? Oppure Sharon aveva forse uno stalker di cui non aveva mai parlato per non preoccupare i suoi cari? I carabinieri non escludono neanche la possibilità che l'omicidio sia stato commesso da una persona squilibrata che ha aggredito Sharon dopo averla vista sola e aver reagito con violenza al suo rifiuto. Nel frattempo, mentre le indagini proseguono, l'intera cittadina bergamasca ha partecipato ai funerali di Sharon, celebrati sabato 3 agosto a Bottanuco, paese natale della famiglia Verzeni. In chiesa e fuori si respirava una profonda paura. «Speriamo che l'assassino venga presto catturato. Ora è libero fra di noi», ha detto Don Corrado Capitanio durante l'omelia. La mano di Caino ha armato l'assassino di Sharon, interrompendo i suoi progetti e sogni di una vita familiare. «Anche la nostra vita è attualmente smarrita, delusa e scoraggiata, ma preghiamo per coloro che stanno lavorando per scoprire la verità, per i familiari di Sharon e per Sharon stessa. Che lo Spirito Santo illumini e guidi il loro operato». Ad ascoltare le parole del sacerdote, profondamente commossi, c'erano la madre di Sharon, Maria Teresa Previtali, la sorella maggiore Melody, il fratello Christopher e il padre Bruno. Accanto a loro, il marito Sergio Ruocco, presente in chiesa anche Laura Bossetti, sorella di Massimo Bossetti, che ha cambiato cognome e vita. Il padre di Sharon, Bruno Verzeni, ha dichiarato con voce rotta: «Vogliamo ottenere la verità e poi giustizia. Sharon era il sole della nostra vita, sempre sorridente, e non meritava una fine così».